Galileo rifiuta il sostegno della borghesia in ascesa e si appoggia all'amicizia del Granduca e del Papa. Il Granduca ci sta facendo aspettare da un bel po'. Sì. Non dirà che il tuo libro è eretico? Tu in chiesa ci vai troppo spesso. All'alba sei già lì che corri alle messe. Ti rovinerai la pelle. E preghi per me, vero? Sono preoccupata. C'è quell'uomo un'altra volta, quello che gira sempre intorno a casa. C'è Messer Vanni, il fonditore, quello per cui hai progettato la fornace. Ricordati di ringraziarlo per le quaglie. Com'erano le quaglie, Messer Galileo? Eccellenti. Di nuovo molte grazie. Stanno parlando di voi su di sopra. Dicono che siete responsabile della nuova messa di fascicoli contro la Bibbia. Io non so niente di quei fascicoli. Omero e la Bibbia sono le mie letture favorite. A me non importa, ma colgo l'occasione per dirvi che noi, la gente che lavora, siamo con voi. Io non ne so molto dei moti delle stelle, ma vi battete per la libertà di diffondere cose nuove. Quel dissodatore meccanico in Germania di cui mi dicevate, sono certo che non sarà mai usato qui da noi. La vostra opinione è autorevole, Messer Vanni. Lo spero. Sapevate che hanno mercati monetari? A Londra e ad Amsterdam? Qui non siamo nemmeno liberi di fare soldi. O la va o la spacca con uomini come voi, Messer Galilei. Se tentano qualcosa, sappiate che avete un amico in ogni amico dell'industria. Le città del nord dell'Italia sono tutte con voi. Per quanto ne so io, nessuno qui vuol farmi del male. No? No. La mia opinione è che stareste meglio a Venezia. Potreste battervi da lassù. Ho una carrozza qui fuori. Io non mi ci vedo mica tanto come rifugiato. Amo troppo le mie comodità. Sì, ma da quanto ho sentito c'è anche un problema di tempo. Ho un po' l'impressione che non gli dispiacerebbe se foste fuori di Firenze fra un'ora. Sciocchezze! Il Granduca è mio discepolo. Senza menzionare il fatto che se qualcuno tentasse qualcosa a Roma, il Papa stesso gli direbbe d'andare all'inferno. Non distinguete gli amici dai nemici, Messer Galilei. Io so chi ha il potere. Beh, buona fortuna. Che ci fa il cardinale inquisitore qui a Firenze? Non lo so. Non mi ha mancato di rispetto. C'è il ciambellano. Il Granduca sperava di trovare il tempo per vedervi, Messer Galilei. Purtroppo deve andare via immediatamente per giudicare la parata alla scuola di equitazione. A quale scopo volevate vedere Sua Altezza? Oh, volevo presentargli il mio libro. Come stanno i vostri occhi oggi? Così, così. Se Sua Altezza mi dà il permesso, vorrei dedicare... I vostri occhi sono materia di grande preoccupazione per Sua Altezza.
Non sarà forse che avete insistito a guardare un po' troppo in quel meraviglioso tubo? Padre, ho paura. Non farlo vedere. Non si torna a casa. Andiamo dal tagliavetri. Ho combinato con lui di avere un carro pronto per portarci via in qualunque momento. Messer Galilei! Non ti voltare. Messer Galilei! Sua Altezza mi incarica ora di informarvi che la Corte di Firenze non può più opporsi alla richiesta del Tribunale della Santa Inquisizione di interrogarvi a Roma. La carrozza della Santa Inquisizione è giù che vi aspetta.